2, 1, ciao a tutti amici, io sono Sara e benvenuti in questo nuovo video. È mattina e oggi mi sono svegliata prima del solito, cioè alle 8 e mezzo. In genere comunque mi sveglio tipo alle 9, 9 e 10, perché c'era colazione presto e poi in realtà mi sveglio sempre presto. E andiamo a fare una gita in barca. Fino ad ora ho soltanto fatto colazione e ora mi metto il costume e preparo le cose che devo portare, perché staremo 6 ore su un'isola. Ora vi faccio vedere dove ci portano con un gommone, quindi devi avere già tutto lì. Siamo arrivati e tra poco partiamo con il gommone. Vedete, abbiamo preso il gommone, abbiamo iniziato il tragitto appunto per arrivare nell'isola e fare questa gita. Questa è la prima foto che mamma si va, diciamo, a lasciare nel canale YouTube, quindi la prima volta che potete vederla, e spero di convincerla a fare qualche video insieme, ma ci potrebbe volere un pochino, ecco. Comunque, di tragitto tra la prima spiaggia in cui siamo partiti e l'arrivo nell'isola, l'isola di Mal di Ventre, erano circa 15 minuti di gommone, mi sembra, e eravamo anche tipo con altre persone, c'era una persona appunto che guidava. Da qui iniziavamo a vedere l'isola, anche perché comunque in realtà 15 minuti di viaggio sono abbastanza pochi. Questa è una foto della macchinetta fotografica di mio padre, niente, l'ho messa così. E appunto eravamo, cioè è stato abbastanza corto e si iniziava già a vedere l'acqua, che era bellissima. Poi si vede anche meglio proprio il fatto che era molto trasparente. Qualche giorno prima avevo scoperto lo zoom su una macchinetta che va tipo benissimo, e quindi niente, ho cominciato a fare un sacco di video così con lo zoom, perché qui non rende tanto, ma ho fatto tipo dei video appunto zoomati in cui si nota tantissimo. Ecco, questi video erano apposta per farvi vedere l'acqua che si vedeva appunto trasparente, cioè sotto c'erano le alghe, quei tipo pezzi un po' più scuri. Però anche se qui era alta e comunque c'erano un po' di barche, anche perché l'isola era raggiungibile ovviamente soltanto tramite barche, però comunque mi sembravano tutte piccoline, però l'acqua appunto si manteneva molto pulita. Allora, come si vede, qui eravamo praticamente arrivati, ci hanno lasciato con il gommone in questa spiaggia che si vedeva proprio di fronte a noi, e poi comunque si poteva fare una passeggiata a girare perché avevamo diverse ore, 6 ore mi sembra, sì, davanti a noi per fare un po' quello che vogliono prima che ci venissero a riprendere. Qui eravamo ufficialmente arrivati e subito dietro la spiaggia dove siamo scesi c'era queste tipo proprio montagne di alghe in cui tipo ci camminavi sopra, erano morbide, era un po' strano. Allora, c'è questa roccia che è tipo chiamata roccia carciofo, che però è, non si vede tanto soprattutto dalla foto, poi dall'altro lato è un po', si vede un po' di più, però ha la forma di carciofo. E nonostante facesse abbastanza caldo, abbiamo fatto una camminata per trovare un posto in cui fermarci. E allora c'era questo nuraghe che ovviamente era abbastanza distrutto, però era, diciamo, l'unica costruzione di tutta l'isola, perché infatti non c'era niente di costruito recentemente o comunque di moderno, e infatti era proprio un'isola, diciamo, deserta. Questa è la spiaggia dove ci siamo fermati, era una piccola caletta in cui eravamo una prima parte noi, poi c'erano tipo delle rocce e delle altre persone. Siamo arrivati, siccome appunto faceva caldo abbiamo fatto subito il bagno per rinfrescarci. Siamo appunto stati un po' in questa spiaggia, ma comunque passando all'andata abbiamo visto tipo tante calette e sono super carine, anche tipo se mi è figo andarci da soli e passare la giornata. E comunque infatti, cioè, c'erano un bel po' di persone, però soprattutto nella spiaggia iniziale in cui siamo arrivati, ma poi pian piano si disperdevano, quindi nei vari punti trovavi gruppetti, però pochi, c'era posto, diciamo. Dietro le spiagge c'erano tipo piccoli arbusti bassi, poi c'erano conigli e altri animali. Siamo dall'isola da un po', ho fatto un bagno, non ho visto tantissimi pesci, non erano
bellissimo, blu elettrico, un sacco colorato, abbiamo visto anche una murena. E mi sono messa a prendere un po' il sole su un sasso e mi sa che ora mi ributto in acqua poi al volo e poi torno lì. Dopo un po' di ore passate in questa spiaggia abbiamo deciso di spostarci e di andare, diciamo, nella direzione in cui c'era la spiaggia dove ci aveva lasciato il gommone, infatti era un tragitto già fatto, semplicemente che appunto avevamo individuato questa spiaggia che è questa che siete un po' lontano, avevamo appunto individuato questo posto dove tornare, dove andarci. Abbiamo fatto varie tappe proprio per vedere vari posti. Ci siamo fatti subito una rinfrescata col bagno, poi abbiamo pranzato con pane carasau, pomodorini e il termine in Macedonia. Poi sempre anche lì il bagno, l'acqua molto bella, calma ovunque, era abbastanza coperto. Qua c'è di nuovo la roccia con la lid che vi dicevo prima del carciofo che forse si vede un po' meglio, non lo so. Abbiamo fatto un altro piccolo tratto di strada e poi siamo arrivati nella spiaggia dove il gommone ci aveva lasciato e dove dopo ci ha ripreso. E abbiamo, anche se era un po' tardi, fatto un bagno, l'acqua a parte limpida come tutte le isole, c'era la sabbia sotto ed era anche tipo molto bassa. E quindi appunto si toccava per un po'. Poi il gommone è arrivato, erano le 5 e abbiamo preso la strada per il ritorno, sempre un quarto d'ora, anche perché ovviamente la strada tra andata e ritorno non è che cambi. In generale la gita mi è piaciuta molto, è stato bello anche tipo andare in un posto in cui c'era un po' meno gente, perché comunque soprattutto ad agosto non è facile trovare spiagge con poche persone, spesso sono molto affollate. E infatti anche per questo è stato bello, poi abbiamo anche camminato un po', visto un po' i vari posti dell'isola. Durante la giornata ha fatto decisamente caldo, infatti come avrete visto, come vi ho detto, ho fatto tipo parecchi bagni, poi appunto l'acqua era molto bella, l'ho detto 200 volte, lo so benissimo, scusate. E tipo in gommone poi c'è tipo gli schizzi d'acqua e l'aria tra i capelli che rinfresca parecchio, a parte che ho appena fatto il bagno, quindi ho pure i capelli bagnati. Ma vabbè, qui eravamo praticamente arrivati alla spiaggia di partenza che mi pare si chiami Pozzuidu. E una volta che siamo arrivati lì, siamo semplicemente scesi dove viene il termine? Dal gommone e poi abbiamo fatto un ultimo tratto in macchina per tornare in albergo. Io mi vado a fare la doccia. Ok, ho fatto la doccia, mi sono truccata e vestito, ora vi faccio vedere. Questo è l'outfit. Ho fatto un paio di TikTok perché c'era una bella luce e perché sono tutta vestita truccata. E ora edito. Ma vi racconto un po' la giornata che magari stasera non riesco. Comunque vi spiego bene. Alle 11 abbiamo preso il gommone che ci ha portato nell'isola che si chiama Isola di Malventre. Malventre, mi sembra si dica così, e poi dopo siamo rimasti lì. Abbiamo fatto quella prima spiaggetta, abbiamo fatto un bagno. Poi siamo andati nella seconda, dove abbiamo fatto un bagno, abbiamo pranzato e poi io ho dormito. Ho fatto un bagno, tanto per cambiare. Erano tutte proprio tipo calette. Da quella caletta ci siamo spostati nella spiaggia dove eravamo arrivati col gommone, dove poi ci avrebbero ripresi. Che è una spiaggia sulfurea, c'era l'odore dello zolfo e c'erano anche delle sorte di bollicine che uscivano tipo dalla sabbia e poi cioè nell'acqua si formavano queste bollicine. E abbiamo fatto un bagno lì al volo dove c'era la spiaggia proprio sabbiosa. La prima spiaggia era di quarzo, mi ero dimenticata di dirlo. Invece nella seconda erano sassolini e nella terza invece era spiaggia sabbiosa, come l'ho appena dipinta io. Abbiamo fatto un bagno al volo e poi dopo ci è venuto a prendere il gommone che arrivava alle 5. Cioè alle 4:45 si partiva alle 5, quindi siamo stati 6 ore nell'isola. E niente, poi siamo arrivati, abbiamo fatto il percorso in macchina, ho fatto la doccia e niente, finita la gita, ora edito. Continuiamo alla ricerca del ristorante.
Ovviamente mi riferivo al fatto che mio padre era un po' di ristorante l'uno con l'altro, non si trovava nell'ora a cui l'avesse prenotato nel nome del ristorante. Poi però lo abbiamo trovato e insomma questo video è molto rilassante, molto dolce liscio, vabbè. E dopo cena abbiamo fatto una passeggiata nel paese del ristorante, ovvero Cabras. E quando sono tornata a casa ero stanca, infatti mi sono dimenticata di fare l'outro. Quindi innanzitutto scusate per le connessioni in questo video, ma se vi è piaciuto il video lasciate like, iscrivetevi al canale, seguitemi su TikTok, sarà appunto Vinchera. Buonanotte e un bacio.